Buongiorno, grazie davvero, grazie per l'invito. Spero che partano le slide. Suppongo di sì, se no troveremo una soluzione alternativa. Ditemi di sì. Ok, perfetto, eccomi qua. Sono per ora tre le I, ma forse ne vedremo anche delle altre. Le I di cui andiamo a parlare oggi. E tra l'altro parlare dopo tanto intervento, permettetemi un po' di imbarazzo. Io sono informatica, come avete sentito, un mondo diverso ovviamente dal suo, anche se poi vedrete che ci sono delle belle correlazioni. Queste sono le tematiche, lo ha detto il professore, eccola là. Sembra che se ci fossimo messi d'accordo non saremmo riusciti a fare altrettanta sintonia nelle definizioni, in alcune cose che vedrete ancora fino alla fine. Questa è l'intuizione, appunto, guardare dentro. La definizione, prendetela e adattatela alla vostra vita, come volete voi. L'intuizione però non può e non è soltanto, come vogliamo dire, poesia, creatività, ma è anche un modo, un approccio alla vita, un modo con cui noi vogliamo fare lavorare la nostra mente, in cui possiamo far lavorare la nostra mente. La nostra mente non funziona come un computer, ripeto, io sono informatica, i computer funzionano per tassonomie, per algoritmi, in maniera molto schematica e rigorosa. La nostra mente per fortuna no, perché sennò non sarebbe intuitiva. Questa è la vera, grossissima differenza, almeno per ora, ma poi vedremo. La nostra mente funziona per mappe mentali, per tag, cioè per concetti. Se dico giallo, a lui viene in mente il sole e a lei viene in mente lo zafferano. Sono due cose diverse, sempre giallo, eh? Un computer eseguirebbe l'ordine, dopo giallo devi dirmi sole, e quindi sarebbe per algoritmi. Noi abbiamo l'intuizione che ci garantisce, per fortuna, anche la creatività. La creatività che, lo sapete, il brainstorming ve lo insegnano come funziona, deve essere per generare conoscenza, nuove idee e intuizioni. Deve avere un focus, non va interrotto il flusso dei pensieri, non bisogna giudicare, non bisogna interpretare, in maniera che appunto un fiammifero dia luce a tutti gli altri, accenda tutti gli altri di conseguenza, per garantire che si esca verso la creatività. L'invenzione invece, abbiamo dato la definizione di intuizione, l'invenzione invece è invenire, quindi trovare. Io sono informatica, ma ho fatto il classico e devo dire ne vado fiera, perché mi ha dato alcune basi che altrimenti non avrei, non soltanto quelle latine, ma anzi, forse quelle greche un po' di più. Cercare appunto di raggiungere una meta, intuire e inventare. Queste poi vedremo se c'è un legame. Invenzione che cos'è? È creatività? È quella che adesso si chiama serendipity, ovvero mi è successo qualcosa, l'ho trovato, è successo per caso? Marconi, sapete, radio, la radio, lui ha fatto il primo esperimento dagli Stati Uniti verso l'Europa, quella è stata serendipity, un po' di intuizione, ma soprattutto serendipity, perché lui non sapeva l'esistenza della ionosfera che gli avrebbe fatto rimbalzare il segnale, perché la Terra, come sapete, non è piatta e quindi non avrebbe potuto andare dritto, la curvatura terrestre gli avrebbe impedito al segnale di andare, invece la ionosfera gliel'ha fatto gli ha fatto proprio da specchio, gliel'ha rimbalzata giù. Serendipity ha avuto l'invenzione. Idem Colombo. Colombo andava in India e ha scoperto l'America. È serendipity. Poi c'è l'innovazione, la terza I di cui vi parlavo. Innovare significa fare qualcosa di nuovo, si capisce bene dall'etimologia, nuovo, la parola nuovo. Schumpeter, mi dispiace dirlo dopo il professore, l'ha detto Schumpeter, e sicuramente lo dice meglio di me, e quindi citato così come lui dice, definisce il concetto di innovazione come la produzione di qualcosa nuovo, ovviamente non ancora familiare, oppure nuovo metodo di produzione non ancora sperimentato, un'apertura di un nuovo mercato, la conquista di una nuova fonte di approvvigionamento è stata un'innovazione, l'energia solare o quant'altro. Attenzione di attuazione di una nuova organizzazione industriale e altro.
Innovazione, mi piace poter cercare di capire come la parola innovare può essere declinato anche con l'azione, con il fare qualcosa. Senza scuse, lo diceva lui prima, sull'idea di non rinunciateci, e quindi però tenendo conto che per essere un'innovazione vera deve essere semplice, deve essere sostenibile, deve essere sicura, di sicurezza parleranno anche altri, credo, consapevole, competitiva e inclusiva, perché se esclude qualcuno non innova. Allora non possiamo essere sostituiti, almeno non ancora, ho messo tra parentesi, non lo so. Per ora le macchine non sostituiscono ancora la nostra capacità di intuizione, la nostra creatività. Le macchine eseguono, anche se si parla ovviamente di intelligenza artificiale, di capacità di imparare, ma non siamo ancora all'idea dell'intuizione. L'intuizione ce l'abbiamo noi. L'intuizione che genera un'innovazione e di conseguenza un'invenzione, per esempio. Questo lo diceva Einstein. La mente come un paracadute funziona solo se si apre, e questo può appunto trovare lo spazio in cui decidiamo di tenere la nostra mente aperta per l'intuizione. Questa secondo me non è né intuizione né invenzione, è un'idea, può essere divertente, ma non è davvero il concetto di invenzione che io ho in mente. Questa forse sì. Guardate la foto, è una foto reale di un paracadute, sembra una cosa più o meno normale, lo è, oggi siamo abituati a vedere i paracadute, la formula che ha garantito la possibilità di fare sì che i paracaduti servano a fare quello che fanno. E guardate qua il primo progetto di quel paracadute, vi rifaccio vedere, guardate la foto, guardate il disegnino di questo signore, Leonardo da Vinci. 1485 ha fatto questo disegno del primo paracadute. Poi la storia piano piano è arrivata dalla sua intuizione, perché quella allora era solo un'intuizione, è arrivata all'innovazione, perché finalmente il primo lancio d'aereo col paracadute 500 anni dopo, 400 e rotti, è stato fatto. Questa invece è un'intuizione, contrariamente a quelle di Colombo e di Marconi che dicevo prima. Gli saranno cadute 100.000 cose prima di scoprire questa cosa. A tutti noi tutti i giorni casca qualcosa, sicuramente, quindi anche a Newton a suo tempo. Però è stata quella mela, quel giorno, in quel contesto, che gli ha permesso di inventare, di più che inventare, di definire, appunto, di quello che diceva il professore prima, di arrivare a una conclusione che era nell'aria, perché le mele sono sempre cascate, ma che ha avuto in quell'istante l'intuizione di poter dire: e adesso faccio innovazione, perché adesso definisco la formula della gravità, vedete un po' voi. C'è una quarta I, anche questo sembra incredibile, ma veramente ne parlava il professore prima. Non sono solo queste, l'istruzione, siamo tra l'altro in uno dei templi dell'istruzione, ben felice di esserci. Ci sono i problemi che dicevamo prima, però. Questa è la cosa che a me personalmente intristisce di più in assoluto. Come si fa a chiedere a dei bambini di 6 anni, qualche volta anche prima, di stare una mattina intera seduti dietro un banco ad ascoltare un genio, non voglio dire per carità, ma un bambino è un bambino. È veramente una forzatura che gli censura la creatività, che lo blocca nell'istintività e quindi di conseguenza nell'intuizione. Non è così, come non è, devo dire, questo palco è fatto così perché TEDx funziona così, ma non è così che si interagisce, no? A me personalmente, quando insegno all'università, sto in mezzo, li vedo gli studenti, sono imbarazzatissimi dalla mia presenza tra banchi, ma è l'unico modo, se vogliamo interagire, dobbiamo interagire tra pari, inginocchiandoci, sedendoci eventualmente. Quando provate a parlare con un bambino, ci sono due modi di approcciare un bambino. Un bambino si può guardare così, gli si parla così, e sto povero bambino ci guarda così. Non è il modo giusto. Mi piego e mi metto occhi a occhi, da pari. In quel modo cresciamo entrambi, intuiamo e troviamo soluzioni entrambi. Queste sono frasi non mie, ma rendono bene l'idea.
E quindi perché inventarle di nuove quando qualcuno l'ha detto meglio di me prima? Ivan Illich, l'istruzione forzosa spegne nella maggioranza delle persone la voglia di imparare. Ed è proprio il modo di fare scuola che dobbiamo provare a rivoluzionare. E Mark Twain che dice: ho fatto modo che la scuola non interferisse con la mia istruzione. Proprio perché l'istruzione ovviamente viene dalla scuola, ci mancherebbe altro, ma non solo. Ed eccolo là. Lo citava lui prima, se l'avessimo fatto apposta non ci saremmo riusciti. Lui sale sul banco, ma ricordatevi come va avanti il film, salgono i ragazzi sul banco. Quindi c'è un ulteriore, non è più l'ex cattedra, no? Quindi il professore che dal palco, dalla cattedra, elargisce le sue conoscenze, ma li tira su per dire siamo insieme, lottiamo e collaboriamo insieme. Se non si fa squadra, se non si lavora insieme tra chi insegna e chi impara, non si arriva da nessuna parte. In questo senso veramente c'è da lavorare lì creatività che viene lasciata libera e intuizione. E Gandhi, l'ultima citazione: l'istruzione senza il coraggio è come una statua di cera, bella a vedersi ma destinata a sciogliersi con sostanza calda. Quindi ci vuole anche il coraggio di cambiare, anche ammettendo che abbiamo avuto l'intuizione di salire sulla cattedra, di tirare dentro i ragazzi, rischiamo di restare così se non andiamo avanti e lasciamo che il coraggio se ne vada per la sua strada. Non ci piace. Quindi futuro, progresso, sicuramente declinandole con l'istruzione rivista nel modo in cui dicevo, ma come diceva James Bond, no? 33, 33, 33, lui diceva in realtà due sole cose, ma intuizione, invenzione e innovazione devono lavorare e andare avanti insieme. Qui sono i miei riferimenti, dove mi trovate su Twitter, via mail o LinkedIn o comunque nei social, mi trovate ovunque. Aggiungo un'altra piccola cosa, visto che ho ancora 6 minuti. Un matematico, fisico, teologo, filosofo disse, Blaise Pascal, mi dispiace, nelle sue famose lettere, mi dispiace di non essere stato capace di mandarle una lettera breve, l'ho scritta troppo lunga, perché non ho avuto tempo di prepararla più breve. Ricordatevi che per fare, e questo quando si fanno speech, TED e cose di questo genere, bisogna prepararsi, perché solo la preparazione ci consente di essere sintetici. Grazie.